Marco Falco, ciao Gazzelle, ciao Marco Falco, Verona, Radio RCS, intanto bellissima canzone. Grazie. Volevo chiederti, Sanremo ci ha messo un po' di tempo per dare spazio alla musica indie, un po' è stata data la risposta per metà a questa domanda. Cosa ti ha spinto a metterti in gioco e a venire proprio in un territorio dove l'indie non è mai stato, proprio, solo negli ultimi anni? Sì, no, fondamentalmente proprio perché negli ultimi anni è cambiato qualcosa, quindi ora mi sento tutto sommato a mio agio in questo festival, anche se cioè, io personalmente non so proprio un tipo da festival, da conferenze stampa, cioè per me è tutto nuovo questo, no? Ed è il motivo per cui sono qui, proprio perché avevo voglia di qualche novità, sia a livello professionale, diciamo, se questa si può chiamare professione, non so, e sia a livello proprio personale, perché volevo dare un brividino alla mia quotidianità e volevo provare un po' di batticuore. E devo dire che le due serate che ho cantato il cuore batteva, quindi questo, sono molto contento di questa cosa qui, perché è proprio quello che stavo cercando, emozioni forti e che fino ad oggi avevo trovato solo nella dimensione dei concerti, dei miei concerti, delle zone di live e tutto. Invece questa esperienza è un po' diversa da tutte le esperienze che ho fatto fino adesso, tanto perché è un festival appunto, quindi c'è tanto insieme altre 29 persone, è una gara, e poi perché questo palco si porta presso 74 anni di storia, e a me questa cosa affascina tanto, perché mi piacciono le cose che hanno una storia, mi piacciono le cose tradizionali, e mi piace l'impatto che comunque fin da sempre, cioè da sempre, da quando me lo ricordo, questo festival ha sulla cultura e sui costumi proprio italiani, e quindi mi faceva piacere l'idea di essere qui sullo stesso palco che ha calpestato Vasco Rossi, Lucio Dalla, Rino Gaetano, e tanti altri che stimo.